Una puntata davvero speciale di Speciale Polifemo, passatemi questo bisticcio di parole. Siamo qui a Leporano per celebrare l'81esimo compleanno, per rendere omaggio ad una persona che ha fatto e fa la storia di Leporano. Parliamo di Eustachio Lotta, detto Astanzio per gli amici. Beh, è una persona che a Leporano è amata per quello che ha fatto e fa come commerciante, per i suoi trascorsi nel mondo del calcio, per il suo senso infinito di umanità, di sensibilità. È il punto di riferimento per le vecchie e nuove generazioni. E vogliamo così ripercorrere la storia, la vita di Eustachio Lotta, partendo proprio dagli albori, dai primi anni dell'adolescenza, tracciare il suo percorso familiare, la sua crescita in ambito commerciale, come detto poc'anzi, il suo impegno in ambito calcistico. E allora, signore Eustachio, Astanzio, da dove cominciamo? Intanto, questi 81 anni come li vivi, come ti senti? Bene, sono stato sempre bene. E continui a stare bene. Allora, parliamo un po', intanto tu sei proprio originario di Leporano, iniziamo dalla famiglia. Tu sei sposato, con chi? Con 15 anni. Da quanti anni? Da 75 anni. Una vita. Quanti figli? 5. Beh, intanto ecco, vediamo un po' come hai conosciuto tua moglie. Tua moglie è lunga il fatto. Beh, raccontiamolo brevemente, se no poi se ne va tutta la puntata. Veniva qua alla bottega e ci siamo fatti amicizia tanti anni. E poi lei se n'è andata a Napoli, è napoletana, e siamo stati lontani 7 anni. Veniva in villeggiatura qui. Sì, in villeggiatura qua a Leporano. C'era un fratello che era sposato qua a Leporano, ebbe un bambino, il fratello, e lei poi venne qua a vedere il bambino, no? E poi noi abbiamo cominciato a conoscere. E poi? Poi se n'è andata a Napoli e prima si scriveva le lettere, no? Sì. E abbiamo durato 5-6 anni, 7 anni, no? 62. Dal 62, poi ascolteremo la consorte di Astanzio che è dall'altra parte, quindi quando voi sentite questa voce fuori campo sono i suggerimenti della signora Lotta. I tempi sono certamente diversi, vedete che atmosfera, che clima romantico, no? Le lettere che ci si scambiava, oggi c'è WhatsApp, c'è Facebook, c'è Messenger, all'epoca invece c'era il telefono, c'era carta e penna e calamaio, insomma un clima diverso. Quindi vi siete conosciuti, vi siete innamorati, vi siete sposati e sono nati negli anni 5 figlioli. Andiamo un po' a vedere la vita, l'attività di Astanzio. Beh, è un commerciante perché i supermercati Lotte è un riferimento, è un'istituzione a Leporano. Da quanti anni ha iniziato a fare i primi passi come commerciante? I primi passi ho fatto, che oggi mi sono ricordato, prima si diceva, quando andava il ragazzo di bottega. Bottega, sì. Mi portarono a fare il sarto. Proprio all'inizio? All'inizio, per 6 anni, c'era vicino a fianco a noi, c'era un sarto. E mi portava, e poi mi facevano cucire, dicevano prima il sopramano, Mi facevano imparare. Poi là i miei zii, che erano tutti pescatori, per scherzo così a 8-9 anni, mi facevano una cassetta così,
alcol come le spingole francesi, sì. E vendeva le spingole, le cromatine ebano, all'epoca c'erano le cromatine ebano, il sapone, tante quelle mucidie, ma per scherzo così, e girava sempre le porane, le molle lunghe a metro. E poi mano a mano abbiamo ti sei lanciato proprio con questo, diciamo, poi, l'apertura del primo negozio, quando c'è stato? Si vendevano roba così, e poi abbiamo cominciato ad aprire un esercizio, fruttivendolo, poi la salumeria, tutti abbiamo venduto i carboni. Tutti i mestieri, io lavoravo sempre di ragazza, portavo sempre i soldi in tasca, no? E magari tutti gli amici, cosa, non c'avevano una lira, e andavano a cogliere l'olive, e me le portavano a me. Io ho fatto sempre del mestiere. Quindi hai iniziato giovanissimo. Poi pian piano però questa attività è diventata sempre più importante, hai avuto successo. Ho fatto il pizzaiole, sempre giù. Il pizzaiole, ho fatto il barista, il salumiere, tutti i mestieri ho fatto io. E poi sei messo in proprio, diciamo. Ingrandito l'attività. Beh, in tutti questi anni hai cresciuto i tuoi figli. Sì. Sono diventati, alcuni sono rimasti nell'attività commerciale. La dottoressa Yolanda Lotta, Yolanda, tua figlia, è diventato negli anni assessore, vice sindaco del comune di Leporano, insomma tante soddisfazioni, perché poi la vostra è una famiglia che effettivamente è amata nei comuni come Leporano, c'è quel senso di familiarità, quell'amicizia, quell'affetto che unisce e lega tutti quanti. Quindi e tuttora a Stanzio ti vediamo impegnato. Io per realizzare queste interviste devo approfittare del sabato e della domenica, perché gli altri giorni, sin dalla mattina, a che ora ti alzi la mattina? Alle 3:30. Ogni mattina. Vado al mercato generale a Taranto, dietro di Dalsidre, là, la 116, no? E vengo qua, arrivo alle 6:30, apro il negozio, metto la roba a posto, vendo fino alla sera, alle 8 la sera, 9. Poi ho fatto pure l'ambulante, tutti conoscono questo, eh? Ho fatto l'ambulante giù a mare, a Luogo Vivo, Bai d'Argente, e c'avevo un sacco di clienti che mi volevano tutti bene. E intanto e tuttora ti vediamo, lo vediamo impegnato. Fino a questa, a 81 anni sto lavorando. Devo dire che un po' sei la guida di tutti, dei dipendenti, sei il punto di riferimento dei tuoi figli. Ha aperto il supermercato e lavorano 3-4 persone. Intanto, insieme all'attività lavorativa di Astanzio, negli anni c'è questa passione per la squadra di calcio del Leporano. Tu mi pare eri il presidente. Presidente della squadra di calcio del Leporano. Ho incominciato avevo quasi 19 anni, di terza categoria. L'abbiamo portato io e un amico mio, l'abbiamo portato all'interregionale. L'interregionale come Taranto, giustamente. Sì. Poi, siccome all'interregionale c'aveva Aldo Delia che era sindaco, e siccome poi abbiamo vinto il campionato venne il Brindisi che ci offrì 30 milioni per dare il titolo a loro, per acquistare il titolo a loro. E poi Aldo Delia, il sindaco di Leporano, ha detto no, non mollate, perché lui era il sindaco, no? Che si doveva mettere a posto a noi pure, no? E noi abbiamo durato sempre che poi. Ecco. E si sono finiti la moneta. Si sono finiti la moneta, l'abbiamo lasciato poi la squadra, io e l'amico mio, e mano a mano è scesa. Promozione, interregionale, è scesa fino a terza categoria. È fallita. Ecco. Non c'è più squadre. Diciamo che ho fatto 30 anni di precedente. 30 anni. Come si chiamava proprio la squadra? Leporano? Maestro Leporano.
E allora noi abbiamo anche avuto modo di incontrare quelli che sono stati i tuoi calciatori, i tuoi giocatori. Ora non sono più ragazzini, sono uomini affermati nella loro vita, nella loro attività, hanno famiglia, hanno, dicevo, attività appunto a loro anche intestate, e ti ricordano sempre con affetto, con stima, perché per loro non eri solo il presidente, eri come un padre. È un padre, e poi ci abbiamo divertito, tutte le partite abbiamo, un anno abbiamo vinto tutte le partite, tutto a pagamento. C'erano i premi. I premi, poi all'interregionale, poi ci partivo con un pullman. L'amico mio trovò un pullman a due piani, perché era la Juventus, a due piani. Arrivavamo per nottare, si mangiava, poi si cenava, di giocare al pranzo, un casino. C'era un clima molto familiare, bello, ecco. E quindi, diciamo, questa squadra che comunque ottiene successo. Cosa ti senti di dire ai giovani, ai nipotini? Tu sei stato e sei un grande lavoratore. Cosa ti senti di dire? Perché i giovani spesso oggi pensano al telefonino, alle discoteche. Telefonata. All'epoca allora, ci si alzava la mattina e si lavorava. Ma loro sentono, no? Tutti, Leporano, poi forestieri, che mi chiamano quando passo. Presidente, 30 anni di presidente. È rimasto proprio nella storia. E c'aveva il giocatore pure di valore, c'aveva Morea, poi c'era l'allenatore pure Morea. Non so se. Sì, l'ho sentito. Morea, l'altro Ghir. Parecchi allenatori abbiamo cambiato. Poi venne pure un allenatore del Taranto, giocavamo col Taranto qua all'allenamento. Abbiamo divertito molto. Poi li vedono tutte quelle fotografie e vengono certe volte amici, con i giocatori vecchi, Senna. Beh, ora il calcio, purtroppo oramai sappiamo, il calcio è diventato un business, non c'è più quel rapporto 30, che c'era prima. 30 anni di presidente. Sono tanti. Allora, Astanzio, oggi noi stiamo registrando, oggi è sabato, domenica ti riposi e lunedì di nuovo alle 3:30 si ritorna a lavorare. E lavoriamo sempre. Questo compleanno com'è stato? Hai avuto tutti gli affetti della famiglia, tutti insieme? Come tutti i clienti, ho messo un po' di roba dolce. In semplicità, condividere con gli amici. Tutti i clienti che sono venuti hanno mangiato tutte cose. Bene, Astanzio, con te ci salutiamo qui. Almeno altri 100 compleanni, ti facciamo la promessa che per ogni compleanno facciamo un'intervista e facciamo il bilancio dell'anno. E intanto abbiamo nominato tua moglie, la signora, la mamma di Iole, la mamma degli altri ragazzi, io li chiamo ragazzi perché sono comunque giovani, e ora l'ascoltiamo. Parliamo di questa grande storia d'amore e parliamo di Astanzio marito. Che bella coppia. Beh, 59 anni di matrimonio non sono pochi. Abbiamo ascoltato Astanzio, ascoltiamo la sua consorte Anna Dentice. Parliamo di questa storia d'amore. Dicevamo con Astanzio come vi siete conosciuti. Qual è stata la prima cosa che ti ha fatto innamorare di Astanzio? La prima cosa è quando io sono venuta qua in villeggiatura con mio fratello che faceva il militare qua. E disse a me, mio fratello, siccome ha preso una ragazza di qua e si è fuggita. Mio fratello l'ha portata a Napoli. E poi quando è stato che andava incinta, partorita, doveva far vedere il bambino, i parenti suoi, no? Disse a me, Nennevo, vieni a Leporano che mi fa vedere la piccina ai nonni. Io non ero mai andata da nessuna parte e vengo. E da qui è stato amore. Io sono venuto qua. Io non avevo, quando ne avevo 16 anni, 15 anni. E tutta una volta poi loro, le zie sue mi mandavano a fare la spesa, che quelli mi davano sempre di più.
a buona misura. La mandava la spesa. Mandava il pomeriggio. Vicino alla scuola, vuole i parenti suoi. Si sente l'accento napoletano, di dove sei? Niente. No, dicevo, di dove sei originale? Secondigliano. Beh, mio nonno, la conosco bene Secondigliano perché mio nonno, buon'anima, era di Secondigliano. Mio padre di Sant'Antimo. La Sant'Antimo stava in Cafuna. Non lo so questo. ho dei parenti a Giuliano, poi c'è lì vicino Casandrino, Cesa, conosco bene Aversa, c'ho il mio zio, conosco, siamo compaesani, I parenti poi erano di mio padre, erano di Miano, vicino alla Secondigliano. Avevo anche una zia di mio padre di Marano. Marano, sì, era la zia degli alberi, così la chiamava mio. Di Napoli era, Marano. La chiamavo così perché avevo un albero di limone e quindi è rimasta questa immagine della zia dell'albero. Ancora me la ricordo questa casa di mia zia come una visione. E allora, quindi un grande amore, intanto però Astanzio è stato sempre un grande lavoratore. Il telefono non ce n'erano. Beh, certo. Venivano le lettere, scritte le lettere, venivano e andavano. Venivano. Tutta una volta queste lettere incominciavano a diminuire. Dicevo, oh caspita, devo aspettare 7 anni, questo qua non se la stai facendo di più. Dicevo, ma davano qua che non mi ha sposato subito. E poi venne a Napoli e ci sposammo. E quindi poi sono nati i figlioli. Poi sono nati i figlioli, 5. A Stanzio tanto lavoro, ogni mattina è sempre a lavorare. Io poi mi sono venuta qua e sono rimasta qua. Ed è nata questa grande famiglia. Beh. Poi io ho venduto anche i gelati. Giravo con i gelati. Comprai quelle cose che si mettono nella strada con le luci. Le comprai a Venezia. Allora poi venivo, pigliavo i gelati, questa estate. Come una carrettina, secondo me. Quelle tutte illuminate. Vi abbiamo voluto raccontare questa storia, certamente una storia di altri tempi, una storia ricca di fascino, ricca di sentimenti, quelli che oggi non ci sono più. C'è. Oggi non c'è niente proprio più, ma là se ne pigliano. Peraltro una coppia, la vostra, non solo unita negli affetti, nell'amore, nella famiglia, ma anche nel lavoro, avete sempre lavorato insieme. Sempre lavorato. Io ho lavorato pure a Napoli, andavo a lavorare da Secondigliano, andavo a Piazza Plebiscito. Dove c'è il Gambrinus? Devo stare. Lavoravi qua, facevi i guanti. Dei guanti, tanti si usavano i guanti. C'era la Verona. Sopra là. Tanti si usavano i guanti e lavorava, c'era i cordoncini sopra le mani. Abbiamo raccontato questa bella storia, un clima familiare, una storia d'altri tempi. Beh, fa piacere, un esempio certamente per tanti giovani, per chi decide di unirsi in matrimonio, di dare vita ad una famiglia. Auguroni davvero a Stanzio e auguroni alla sua signora. Non potevamo così fare una rassegna tra amici, figlioli, parenti di Eustachio Lotta senza intervistare Yolanda Lotta, che come dire è la perla di famiglia, assessore alla cultura e agli spettacoli del comune di Leporano. E allora, dottoressa Lotta, avere sempre accanto papà come una guida, lui stesso ha detto: il negozio va avanti, però quando manco io manca tutto. È una figura carismatica. Sì, lui, per lui il commercio è tutto. La sua ragione di vita. È la sua vita, anche se noi diciamo adesso rimane a casa, ma lui la mattina si alza, la mattina alle 4, va al mercato, va a riempire il suo camioncino di frutta, perché non possiamo staccarlo da questa attività che dura da 80 anni, perché è tramandata da genitori a genitori,
e lui, diciamo, che ha fatto tanti sacrifici per noi tutti e per la sua comunità, perché è una comunità che gli ha voluto bene e è stato sempre disponibile con tutti quanti. Ecco, Yolanda Lotta, cosa le ha insegnato proprio l'aspetto più bello di suo padre? I valori dell'amicizia, i valori della legalità. La solidarietà. Della solidarietà, essere vicino al più debole, perché sinceramente il supermercato Lotta è stato anche nei periodi più bui un ammortizzatore sociale, perché è stato sempre vicino alla gente, vicino alle Leporane. Non solo un'attività commerciale, ma un'attività di aiuto al Leporano, una valenza sociale. Sì, una valenza sociale soprattutto, perché la gente ce lo può riconoscere e lui è amato da tutti quanti, da tutta Leporano, da tutti i suoi figli, ed è una persona che noi amiamo profondamente, come anche mia mamma Anna Dentici, che ha dato la sua vita per questa attività. Mia madre è nata nel 1941, è una persona che è arrivata a 20 anni da Napoli, perché mia madre ci ha raccontato suo padre tutta questa storia d'amore bellissima. Sì, mia madre è arrivata qui da Napoli e veniva il fratello a fare il militare qui al casotto di Saturo, e poi lei veniva adolescente qui a fare le vacanze e mio padre già c'aveva la bottega mia nonna e veniva a fare la spesa da mio padre, dove diceva lui gli facevo sempre la buona misura affinché lei potesse ritornare, e si era così innamorata di mia madre che poi si sono sposati e siamo nati noi 5 figli. Beh, vogliamo conoscere meglio Eustachio Lotta anche attraverso proprio la famiglia e la tradizione proprio che si vive, no, nell'attività commerciale, in questo negozio, e quindi abbiamo il figliolo Emidio. Emidio, cosa ti ha insegnato e cosa ti insegna ogni giorno papà? Perché papà è sempre sul pezzo, è sempre qui sul campo. Mio padre mi insegna a avere rispetto della gente, di stare tutto, rispettare la gente, di tenere tutto in ordine il negozio, di avere rispetto, avere considerazione del cliente. Poi mio padre, già da quando ero piccolo, quando ho finito la scuola, andavo sempre con lui a lavorare, perché mio padre girava col camioncino, portava la roba nell'ambulante, tutta la roba qua, io le aggiustavo al camion e gli portavo la roba, con la bicicletta andavo dietro e gli portavo la merce che mancava a lui, dal negozio la portavo. Mi ha insegnato tanto e tuttora è sempre un punto di riferimento. Sì, sì. Mio padre, io sto sempre vicino a lui e lui sta vicino a me. Ma è molto attivo, già dalle prime ore del mattino. Mio padre si alza la mattina alle 4, va a prendere al mercato sto fruttivo, la frutta. È attivo ancora, perché è attivo, ci dà una grossa mano mio padre, stando qua. Vogliamo conoscere meglio Eustachio Lotta attraverso la viva voce dei suoi amici, quelli che tutti i giorni vedono Eustachio Lotta al lavoro. Che idea si è fatta? Tanti anni, decenni e decenni passati insieme. No, a Pacino infatti è un mio compare, che ho fatto l'occasione del figlio. Poi più di 50 anni che ci trattiamo, perché magari lui c'ha un'attività e io ho avuto un altro tipo di attività. Tra parentesi, l'ho avuto 25 anni proprio a lui a fianco. Infatti il locale dove stavo io è roba sua. Poi una grande amicizia. Parliamo delle qualità umane. No, come persone non c'è niente, è una persona molto educata, molto disponibile. Disponibile per tutte, una persona non ne nascono poco, no? Perché ne nascono poco, le posso garantire, anche sul lato, per un lato umano, sul lato commerciale, sul lato, una persona d'altri tempi. Così sì, cose che oggi proprio non c'è più. No, non ne nascono proprio. È una vecchia, noi chiamiamo una vecchia generazione, tra parentesi, che poi, ripeto, poi se va. Ha uno spirito molto giovanile, sempre attivo. Sì, anche sul lato sportivo, diciamo, sì. Ha fatto un parecchi anni, vabbè, abbastanza conosciuto, ha fatto un sacco di anni il presidente della S. Leporano, con dei risultati, tra parentesi, non indifferenti.
Ripeto, poi si sa, no? I paesi sono poco piccoli, dopo tanti anni ho dovuto mollare pure lui, perché gli anni passano pure per lui. Passano. Ma lo spirito è sempre fresco, grazie del suo contributo. Grazie. Mancherebbe, buona giornata e buon lavoro. Beh, un volto femminile per raccontarci, per dirci qualcosa di Eustachio Lotta, la signora Dina. Che dire, noi siamo cresciuti con la figura di Astanzio, perché a Leporano è conosciuto come Eustachio. Ho detto Astanzio. Sì, perché a Leporano poi si usa cambiare i nomignoli. Infatti. E quindi per noi è una figura storica. Quando prima Astanzio, continuo a chiamarlo Astanzio, girava con il camioncino, e quindi noi lo sentivamo da piccoli che diceva arancio, pero, limone, mandarine. E quindi poi noi l'abbiamo girata questa frase con il gioco della corda, sempre il ricordo di Astanzio. Quindi per noi è una figura storica, è una bravissima persona che ha fatto la storia. Tanto per Leporano. Tantissimo. Bene, Eustachio Lotta, la stiamo proprio stamattina seguendo nella sua attività. Vediamo che è un fiume in piena, sempre attivo, fare conti, scontrinare. A fare i conti dalla mattina alla sera. Noi quando l'abbiamo intervistata a casa lo vedevamo bello seduto, tranquillo, e ci ha raccontato che già dalle 4 della mattina, 3 e mezza, inizia il lavoro. Sì, al mercato generale a Taranto. Certo che lei ha una forza mai vista. 80 primavere? 80? Quanti anni? 80, vado per 81. Ha una forza che tanti giovani non hanno, tanti ragazzi non hanno. Lei ha una forza pazzesca. Ragazzi? I ragazzi non hanno la sua forza, il suo entusiasmo. No, se ne sto io qua nel... La baracca non va avanti. Perché si vede, sono stato 2 mesi all'ospedale, mi sono operato, e si vedeva la differenza. Ci vuole la mano del padrone. Non c'è il padrone da nessuna parte, non c'è il padrone. C'è tantissime persone, collaboratori, però il leader, quando uno è leader, quando uno effettivamente sa guidare, il condottiero non si può sostituire, si può per carità affiancare da tanta... La mattina alla sera sembra movimento, qua tutti... Se io non ci sto, tutto... Vabbè, diciamo che sta insegnando molto ai suoi collaboratori, però ecco, quello che è importante... È la figura di riferimento, perché chiaramente la sua è una passione, una missione che chiaramente sta ovviamente elargendo, distribuendo, no? A chi in futuro gli subentrerà tra 2000 anni. Però diciamo che la mano del padrone è la mano del padrone, diciamocelo. E qui ora si sta imbustando. Tutto, si stanno facendo i pacchetti da consegnare alle persone, no? Le ordinazioni, vediamo qui frutta, verdura, cipolle, insalata e quant'altro, ogni giorno. Tutti i giorni. Da quanti anni? Dal 1940, io il 47 già lavoravo. Quindi 47. Mio padre andava già al mercato generale con la lambretta dietro. Quindi pensate un po', 47, 57, 47. 67, 77, 87, 97, 7, 17... Una vita. Bene, signor Lotta, al 3000 di questi anni e di questo lavoro, e non molli la presa, lei è un leader. Grazie. Complimenti davvero. Complimenti per lei. Un giovanotto è nello spirito e nel fisico. Un vero giovanotto. Ecco, è impresa diretta abbiamo un altro amico del signor Lotta. Di chi si tratta? Come vi chiamate? Ignazio Anselmo. Allora, diciamo qualcosa di bello su Eustachio. Abbiamo passato degli anni bellissimi, felici, tutto bello, unite, amici. Ecco, guardate impresa diretta, qui ci sono delle foto, guardate proprio lì sopra, sono i tre signori. Lei qual è dei tre? Quello a sinistra. Là. Eccolo lì, vedete? Sì, tre. Siamo insieme. E state ancora sulla breccia. Sì, lo spirito è forte, dai, forza. Ed eccoci con il genero di Eustachio Lotta, Pietro Mele. Lui è il marito della dottoressa Yolanda Lotta, assessore del comune di Leporano agli spettacoli e alla cultura. Ma Pietro, ci vogliamo soffermare su queste belle foto d'epoca, attestanti tantissimi sforzi, l'impegno per il calcio leporanese.
Beh sì, io faccio parte da questa famiglia sia nello sport che poi come marito di Yolanda Lotta dall'80. Qui ci sono delle foto che ho partecipato nei campionati con mio suocero. Lì c'è la foto dell'interregionale negli anni 90, qui c'è l'altra foto che vincemmo il campionato di prima categoria, dove facemmo parte di un grande campionato, anzi poi uscimmo, se non mi sbaglio, alla Domenica Sportiva, vero Anselmo? Che è l'unica squadra in Italia dove non aver perso neanche una partita tutti i campionati di... Ecco, abbiamo Anselmo che era l'allenatore dell'epoca. Tutti i campionati nazionali senza perdere una partita. Vinsiamo anche la Coppa Italia. Fummo infatti chiamati in televisione. Purtroppo non andammo a Bari. Beh, mi fa piacere vedere queste vittorie. Mi fa meno piacere vedere le vittorie dell'Inter, sapendo che Pietro è interista. Vabbè, ma ognuno ha i suoi difetti, lo perdoniamo. Noi la propria squadra. Lo perdoniamo. Però questo era un calcio vero, ruspante. Beh, questo era un calcio veramente a portata d'uomo, dove quando si andava sia fuori casa che in casa si doveva tenere sempre, come dire, il coltello tra i denti, perché il campionato, le partite erano tutte partite maschie, va. Si combatteva calcio duro, calcio maschio, calcio inglese. È logico, ci facevamo tutte cose da noi. Quindi questo grande entusiasmo, questo sapore casereccio del calcio. Beh sì, anche perché poi quell'entusiasmo mio suocero l'ha portato anche al presidente Marino Salvatore, che oggi non c'è più, che era come l'anima anche del Leporano, dove ci stava anche Riccardo Caraccio, lo vediamo lì sopra, chi stava più? Ah, lì c'era l'ex sindaco Aldo Delia, che faceva parte anche con il suo dell'espoir del calcio leporanese. Che dire? Sì, stavo dicendo Marino Salvatore, che è stato uno dei presidenti insieme. Portato all'interregionale. Siamo stati l'unica squadra nella provincia, abbiamo vinto sul campo, non con il ripescaggio. Ma proprio sul campo. Sul campo. Beh, stiamo cercando di rivivere e far rivivere quegli anni ruggenti in cui a Leporano il calcio davvero imperava sotto la presidenza di Eustachio, di Astanzio, come lo chiamano tutti, Lotta, e vari soggetti, varie persone che ovviamente hanno vissuto e condiviso quei momenti bellissimi. È il caso di Pietro Lomastro, che ho al mio fianco. Andiamo indietro, 1978, 1979, diciamo anni, fine anni 70, inizi anni 80, beh, ci siamo fatti vecchi, sono passati 40 anni, oltre 40 anni. Beh, io sono del 72 e ricordo quel 78-79, io mi approcciavo a seguire il calcio di Serie A, la mia Juventus, erano anni diversi. E allora... parliamo un po' come si comportava come presidente. Intanto, lei in che ruolo giocava? Io ero mezzala. Ecco. E come si comportava il presidente? Spesso noi oggi nel calcio di oggi, ma è un altro mondo, assistiamo, ma anche negli anni 80 noi abbiamo visto dei presidenti vulcanici, no? Chi dimenticherà mai i vari Sibilia, i vari Rozzi, i vari Anconetani. Com'era Lotta, Astanzio Lotta? Beh, il mio presidente Astanzio, che saluto, era sicuramente una persona simpatica, semplice, molto umana e con un cuore grande, perché io ricordo di non aver avuto mai nessuna delusione da parte sua, nel senso che ha sempre rispettato le sue, come dire, proposte, le sue offerte, non ci ha fatto mai mancare nulla e abbiamo vissuto degli anni stupendi. Io sono orgoglioso di aver fatto parte di quella squadra. In che serie militava il Leporano? Io ho cominciato dalla seconda categoria e siamo arrivati fino all'eccellenza. Io ho fatto fino alla promozione, però, perché poi loro hanno continuato. E ricordo
molto le battaglie, soprattutto contro il Sava, contro squadre grosse, che arrivavamo sempre tra i primi posti. Poi infatti entrambi le squadre sono salite in promozione. Che dire del presidente Eustachio? Noi la domenica in trasferta, la nostra giornata cominciava alle 10, perché andavamo al bar insieme a prendere il caffè, poi prendevamo il pullman e andavamo anche a mangiare fuori. Noi cenavamo, pranzavamo alle 12, 12 e mezza, tutti insieme, col presidente, che per stare con noi rinunciava a stare anche con la propria famiglia. E poi chiaramente venivano gli spogliatoi e noi ci preparavamo per la partita. Tanto è vero che noi, per che mi ricordo io, non abbiamo mai preso un gol i primi 10 minuti della partita, proprio perché ci caricavano e ci tenevano mezza giornata insieme per partire preparati per la partita. Per fare gruppo innanzitutto. Ecco, poi lei ovviamente 78-79, insomma, doveva fare la sua vita, i suoi studi, si trasferisce a Napoli per l'università. E che lavoro svolge? In cosa si è? Elettronica. Ha preso un altro campo, ovviamente. E, però l'amore, l'affetto per il calcio c'era. Ci sarebbe stata ovviamente una separazione dal calcio leporanese, perché uno sta a Napoli e Napoli leporano non è, no, Napoli tardo non è, sono 400-450 km, non è chissà che cosa, però sembrava, ai tempi 350 km non era un rimborso a spese, diciamo, dalla città al paese, come facevo. Però Eustachio Leone cosa fa? Pur di non perdere il suo giocatore, dice: senti, tu studia tutta la settimana, fai l'università durante la settimana, il weekend da Napoli vieni a Leporano e io come società ti rimborso tutte le spese. Beh, un modo bellissimo, un gesto di affetto che le ha permesso di mantenere ancora più forte il legame con Leporano. Sì, questa è stata una cosa a cui io sono molto grato, devo ringraziarlo. Infatti posso tranquillamente dire che se ho raggiunto quel risultato devo anche in parte a lui, è perché mi ha consentito di continuare a studiare, però di non, diciamo, non rinunciare a una grande passione che era il calcio, sia per me che per lui. E quindi di questo ne devo dare atto, una parte della mia laurea la devo dedicare anche a lui. In tutto questo contesto, in questo spirito unitario, questo clima familiare, è doveroso anche ricordare chi non c'è più. Sì, credo che questo faccia anche molto piacere al mio presidente. Bisogna ricordare Marino, che ha dato tanto anche al calcio leporanese, e un certo Riccardo, che seguiva i ragazzini ma era sempre pronto a dare una mano al presidente per la sua grande squadra e per la sua società. Beh, ricorre il compleanno, l'81esimo compleanno, mandiamo così, certamente farà gli auguri diretti di persona, lo abbraccerà, lo bacerà, però ecco, attraverso questa telecamera cosa si sente di dire ad Eustachio? Tanti anni sono passati da quel 78-79, dagli anni 80 sono passati, dicevo, 41 anni, ma l'affetto e il legame è sempre forte. Ma io gli faccio tanti tanti auguri, so che fa 81 anni, spero che campi ancora altri anni come fa lui, con un bello spirito, con una forza d'animo. Non... un guerriero, proprio prima di incontrare lei sono passato dallo storico locale, negozio, era un fiume in piena, sempre iperattivo. Infatti io a questo proposito gli vorrei proprio dire: lui ha fatto tanto per gli altri, forse adesso deve pensare un po' a se stesso. Questo sì, però è proprio l'attività e il lavoro che lo rende giovane. Certo. Tanti auguri, buon 81esimo anno. Altra persona che ha vissuto quell'epoca d'oro, Paolo Fanelli. Lui era segnalinee ma anche dirigente di quel mitico Leporano. Cosa le viene in mente? Siamo iniziati una sera a parlare così e di fare una grande squadra a Leporano. Siamo iniziati per la terza categoria da poco. Il presidente Lotter, indimenticabile a tutto, aveva deciso di portare la squadra alle stelle e dopo tanto tempo è arrivata alle stelle con l'aiuto anche del signor Marino.
ma il presidente dove andava era conosciuto dappertutto, i giocatori. Era amato veramente. Da tutti, tifosi, giocatori, sono stati anni indimenticabili. Consumava soldi in seconda, in terza categoria, di tutto. C'aveva giocatori che addirittura andavano a fare la spesa, toglievano soldi perché era un cuore. Ma lui era un generoso. Era un cuore duro, indimenticabile, almeno da parte mia, di quel che abbiamo vissuto insieme. Astanzio compie 81 anni, cosa si sente di dirgli? Io? Di campare sino a 100 anni. O anche di più, perché? Per fermarci. E per me lui è il sindaco di Leporano. Proprio per l'affetto. Per l'affetto e per tutto, per quello che gli ha fatto almeno alla mia persona e a tutti gli... Astanzio è la storia di Leporano. Sì, sul calcio sì. E anche come personaggio. Ecco, abbiamo Anselmo che era l'allenatore dell'epoca. Tutti i campionati nazionali, senza perdere una partita. Vinsiamo anche la Coppa Italia. Fummo chiamati in televisione. Purtroppo non andammo a Bari. Beh, mi fa piacere vedere queste vittorie, mi fa meno piacere vedere le vittorie dell'Inter, sapendo che Pietro è interista, vabbè, ma ognuno ha i suoi difetti, lo perdoniamo. Noi la propria squadra. Lo perdoniamo, però questo era un calcio vero, ruspante. Beh, questo era un calcio veramente a portata d'uomo, dove quando si andava sia fuori casa che in casa si doveva tenere sempre, come dire, il coltello tra i denti, perché il campionato, le partite erano tutte partite maschie, va. Si combatteva calcio duro, calcio maschio, calcio inglese. È logico, ci facevamo tutte cose da noi. Eustachio Lotta ha dato davvero tanto per quanto riguarda lo sport, il calcio leporanese, e vogliamo raccogliere la viva testimonianza del signor Brancone, che qui ho al mio fianco e che vuole raccontarci quei tempi meravigliosi, splendidi, vissuti a pane e calcio. Certo, sì, in quel periodo noi come leporanesi abbiamo vissuto un periodo spettacolare per quanto riguarda il calcio. Il nostro presidente Eustachio Lotta è stato uno dei, forse il migliore sicuramente dei presidenti in quel periodo, è stato che, come dire, la figura più rappresentativa dello sport in Leporano. Aveva costruito attorno a sé un gruppo di amici che comunque ci tenevano allo sport leporanese, nient'altro, perché voglio dire, dopo è andato tutto a scemare, perché il presidente era l'unico Lotta. Ci vorrebbe oggi un nuovo Eustachio Lotta. Certo, oggi ci vorrebbe. Lo facciamo ringiovanire e lo rimettiamo in campo. Speriamo di trovare la figura giusta, perché Leporano ha bisogno di dare uno sprint al calcio sport, come momento di crescita, di aggregazione e quant'altro. Certo, questo è tutto. Non penso che non si possa trovare, bisogna trovare soltanto una persona che crede nel calcio di nuovo del Leporano. Pierino Caluro, altro esponente del calcio leporanese legato a Eustachio Lotta. Esattamente, è stata una persona abbastanza molto, diciamo, sincera nei nostri riguardi. Disponibile. Disponibile in tutto e per tutto. Cosa ricorda di più bello di quegli anni? Ma cose belle ce ne sono tanti ricordi, cose semplici che nella vita ti insegnano tanto. Quelle piccole testimonianze, quell'abbraccio, quel calore umano. È stato già una persona già umile lui, in sé per sé. Era disponibile molto verso gli amici. Bravo, esattamente. Che oggi come oggi si è perso tutto. Quei valori che non si trovano più. Non ce ne sono più, no, è finito tutto. Sono poche le persone che ci tengono. Da quanti anni vi conoscete? Io ero piccolino, ho 67 anni, calcolo un po' tu. Perciò, l'ha cresciuta 50 anni sicuramente. Vi ha visto proprio crescere, è normale, un fratello maggiore. Esattamente, da piccoli, sì, è vero, è giusto. Un altro amico di Eustachio Lotta, il signor Mongelli. Cosa ci dice di Eustachio? Lo squadra che è stato un grande presidente del calcio leporanese, prima di tutto. E rimane nella storia questo. Due, in dialetto devo dire una cosa. Lui, il dialetto leporanese, lui lo chiamano la stanza in picca George, La stanza che impicca i topi? Sì, cioè?
a Stanze in Pica Giurge, è nella storia anche questo, Leporano. Significa cioè? Perché è ben voluto tutto Leporano, diciamo. Ah, ecco, ecco. È stato ben voluto tutti quanti, amici di tutte, amici dell'infanzia con me personalmente. A Pieto siamo andati a Bari, a Taranto, quando hanno messo il ponte nuovo. A piedi io, lui e Umberto Bagalò. Questa qua, la storia di Leporano, diciamo, no? E lui fa parte della storia di Leporano, come faccio io parte della storia di Leporano, tutto qua. Gaetano Lagrasta, altra testimonianza su Eustachio Lotta, cosa ci dice di lui? È stato un grande presidente. Legato al calcio leporanese. Ovviamente, sì, è stato uno per noi, diciamo, per me e anche per altri, diciamo, compagni della squadra di calcio, è stato per noi come un punto di riferimento, diciamo un'icona della squadra di calcio, diciamo, e siamo legati a lui effettivamente da una fratellanza, ed è stato un'icona per noi, parte dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80. Giustamente per noi, per la sua, diciamo, umiltà, bontà, generosità, e siamo altamente grati. Grande Presidente Lotta, tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguro veramente tutto il bene di questo mondo e tanta salute e serenità. Speriamo di vederci presto per organizzare qualcosa di speciale e poterci rivedere. Grazie ancora per tutto quello che avete fatto per noi e un forte abbraccio. Ciao, buon compleanno, Mimmo Martemucci. Ciao Eustachio, tantissimi auguri. 81, guarda, non ti dico 100 perché sarebbe esagerato, ma altri 50 di questi giorni. Ti auguro un bellissimo compleanno. Siete stati indimenticabili, tu e Marino Salvatore, due presidenti eccezionali. Dicevamo tutto. Ci vediamo presto. Ciao Eustachio, un bacio. Tantissimi auguri. Ah ragazzi, scusate per l'assenza, però aspettavo il rientro di Gaetano, poi ci sentiamo. Un abbraccio a tutti. Tanti auguri Presidente, so che è il tuo compleanno, spero tu stia bene in salute, spero davvero che tu stia bene, mantengo sempre un ricordo bellissimo di quel periodo. Tanti auguri, buon compleanno da Giancarlo Molina. Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Innanzitutto ti faccio gli auguri per il tuo compleanno, ti auguro tanta serenità e tanta salute. Ricordiamo tutti quanti l'esperienza vissuta in quegli anni, che ci siamo divertiti tutti, e spero anche tu. E nello stesso tempo siamo tutti felici di quello che abbiamo trascorso. Ti auguro ancora una volta un felice compleanno, tanti auguri Piero Palmisano, ciao. Presidente Lotta, buonasera. Approfitto per farti i migliori auguri di compleanno. Sai, ricordi chi ci legano a Leporano. Un abbraccio da Antonio Padrono. A presto. Ciao Prest, come stai? In occasione del tuo 1° compleanno volevo farti i miei migliori auguri e soprattutto sperare che tu stia bene, perché presto ci dobbiamo vedere tutti quanti insieme e fare una grande festa. Ti ricordo e ti ricordiamo sempre con immenso piacere e ricordiamo soprattutto il tuo impegno per rendere magiche quelle annate in cui a Leporano, calcisticamente parlando, si vinceva sempre. Tu sei stato un artefice di quelle vittorie, insieme anche al presidente Marino, e quindi il nostro ricordo sia per lui, ma soprattutto anche per te, con il quale possiamo ancora condividere quelle emozioni, è sempre vivo e sempre forte. Ok? Un abbraccione grande, ripeto, stai bene e vediamoci presto. Ciao Presto, tanti auguri! Auguri Presidente! Ciao! Aspetta, Presidente, tantissimi auguri! Un abbraccio! Ciao! Ciao, ciao! Ciao Eustachio, auguri per il tuo 81° compleanno. È da tanto che non ci vediamo, ma conservo sempre un bel ricordo di te. Ti abbraccio e ti auguro ogni bene. Carissimo Presidente, tanti tanti auguri. Nel ricordo degli anni 80 passati a Leporano, tanti auguri.
troppa foga palla. Ciao a tutti, sono Nicola De Lorenzo, lo stopper del grande Leporano degli anni Ottanta. Ricordo benissimo quel periodo vissuto insieme a voi tanti anni fa, perché siamo stati tutti bene in una famiglia. Questa famiglia facci parte anche tu, Ostacchio, quindi ti ringrazio e ti faccio tanti auguri per un buon compleanno. Saluti a tutti e buona serata. Non potevo non inviare i miei migliori e più grandi auguri di buon compleanno, non a una persona qualsiasi, forse a una delle poche persone appassionate in tutte le cose che lui ha fatto, ma soprattutto è stato un grande, grande, grande presidente, per me un grande, grande, immenso, grandissimo amico. Mi ha onorato insieme a mia moglie, anche se non esiste, per un 25esimo il padrino, il compare e la comare, lui e la moglie hanno voluto che io e Grazia lo facessimo a Santa Maria Maggiore, una giornata indimenticabile. Grazie di tutto, grazie soprattutto della tua amicizia. Hasta tanti. Tanti auguri. Buonasera presidente, auguri. Stafio, presidente del Calcio Leporanese. Ricordo tantissimi anni fa quando giravi con il carrello della frutta e verdura per Leporano, quando giravi per offrirci l'estate i gelati che noi compravamo come una cosa deliziosa. Correvamo subito a casa dalla mamma a prendere soldi, a 10 anni, 11 anni, a prendere soldi per comprarci il gelato. Ricordo anni dopo quando pescavamo delle zolle di corse pelose che tu ce li compravi e poi li vendevi. Erano tempi belli che non andavamo, non avevamo il pensiero del giorno dopo, si viveva giorno per giorno e in tanta afflato, attività. Le cose da ricordare sono parecchie, sono troppe, però diciamo in questo piccolo momento, diciamo piccolo nel senso di augurarti questi 81 anni, e allora sono poche le cose che si possono dire, ma sono tanti ricordi che ci affliggono nel senso buono. E quindi da, è un periodo in cui tu sei troppo come dire, preso dal tuo onomastico per certi versi e da altri avvenimenti che si ricordano e si ricordano con piacere. Auguri presidente, stanno in gamba e non ne parliamo più. Bene, termina qui questo speciale fatto con il cuore per gli 80 anni di Eustachio Lotta. Beh, tante testimonianze, la sua, i racconti di vita vissuta, le testimonianze degli amici, dei familiari. Una bellissima persona, una splendida persona, un giovanotto di 80 anni con uno spirito che davvero è invidiabile. Un uomo d'altri tempi, un patrimonio di ricchezza morale, di valori che purtroppo si stanno spegnendo in questi giorni, perché in questi mesi, in questi anni, perché gli uomini tutti di un pezzo come Eustachio Lotta sono davvero rari. Beh, è stato un gesto questo di realizzare questo speciale fatto con il cuore per un uomo che Leporano e di leporanesi davvero adorano. We'll be right back.